Buongiorno Riccardo. Buongiorno, buongiorno Annalisa, un saluto a tutti i telespettatori e grazie, grazie per l'invito. Ben ritrovato. Allora, nel quadro sembra essersi riportato nella norma. Ieri abbiamo visto le borse europee in negativo, però sulla scia dell'America c'è stato un recupero oggi. Sì, esattamente. Proprio ieri infatti notavo questa forte discesa anche per la paura, per le tensioni geopolitiche. Proprio per questo sono andato ad acquistare un po', sono andato ad acquistare il DAX sui minimi e ora lascio correre le posizioni. Quindi la tua visione ribassista sul DAX? Allora, io ho ancora aperto una posizione ribassista dal livello di 12.335. Nell'ultimo periodo però ho spostato i miei stop in profitto e sto accumulando posizioni ovviamente con un'esposizione minore al rialzo, e quindi sono al rialzo dai minimi intorno all'area 11.920. Se da qui il prezzo dovesse ripartire, allora poi il mio stop in profitto della posizione short verrebbe colpito e sarei già quindi in guadagno anche sulle posizioni un po' più piccole che ho aperto al rialzo negli ultimi giorni. La tua visione è ribassista, così come sul DAX, alla fine è l'indice che ha tenuto meglio anche nella stagione estiva. Scusami, non ho sentito la prima parte, Italy. Il FIB, sì. Ah, ok, sì, perfetto. Allora, qui diciamo che io sto tenendo dei piccoli ritracciamenti per poi comunque posizionarmi nuovamente al rialzo. Questo è stato un indice che ha tenuto molto bene, come hai detto tu, anche rispetto al DAX. Sto attendendo un ritracciamento interessante in area 21.200. Siamo ancora distanti. Per quanto invece riguarda l'intraday, andrò a cercare delle piccole posizioni a rialzo intorno all'area 21.350 per anticipare quindi un nuovo possibile rialzo con aggiornamento anche dei nuovi massimi, a mio avviso, nel medio periodo. Ecco, tu invece hai selezionato una serie di titoli sui quali preferisci andare short, come mai? Allora, ho selezionato diversi titoli per andare short e se ho 5 minuti volevo spiegare un attimo la mia analisi. Ho analizzato le mosse che hanno fatto Amazon e Google nell'ultimo periodo. Ad esempio, una delle mosse di Amazon, ancora il 16 giugno, è stata quella di acquisire Whole Food Market. Sì. Un rivenditore di alimenti naturali e prodotti biologici con centinaia di negozi sparsi in Europa, ma anche in America, precisamente in Canada. Quindi Amazon ne ha annunciato l'acquisto ancora il 16 giugno per 13,7 miliardi, se non ricordo male, di dollari. La strategia di Amazon quindi sembra quella di fornire ai propri clienti prodotti alimentari organici e biologici a dei prezzi vantaggiosi. Infatti la mossa successiva avvenuta pochi giorni fa è stata proprio quella di annunciare un taglio dei prezzi per quindi spazzare via la concorrenza. Tra l'altro non era la prima volta, già Amazon aveva aperto il comparto food sul suo e-store, quindi già si era avviato alla commercializzazione di prodotti alimentari e questo rafforzerà sicuramente questo comparto. Esattamente. Poi ovviamente Amazon sta cercando di far fuori la concorrenza, ma c'è concorrenza e concorrenza, come dico, e come ovvio che sia, Google quindi non è sicuramente rimasta qua e si è portato allo stesso livello di Amazon annunciando delle novità su più fronti, come ad esempio l'accordo con Walmart. Walmart, diciamo che è un po' il re dei centri commerciali in America, si occupa di vendite al dettaglio, ma anche lui si occupa quindi sì di negozi di alimentari, alleanza molto importante con Google per dare proprio filo da torcere ad Amazon. Riporto le parole dell'amministratore delegato Mark Lore: a partire dalla fine di settembre centinaia di migliaia di prodotti del nostro catalogo potranno essere comprati con un semplice ordine vocale grazie a Google Home. Questo è quello che dice Mark Lore e praticamente stiamo assistendo a delle sfide tra i possiamo dirli padroni indiscussi del mercato,
da una parte con Amazon e la sua nuova catena di ipermercati Whole Food. Ricordiamoci anche che un po' di tempo fa ha lanciato un nuovo sistema, il sistema Alexa, sempre Amazon, che è un assistente vocale che nel prossimo futuro dovrebbe trasformare la casa in una smart home. E dall'altra parte invece abbiamo Google, con il colosso Walmart appena descritto e la tecnologia di Google Home e Google Assistant. Quindi è una bella sfida per tutte le GDO. Esattamente, quindi queste rivoluzioni sono alle porte e sicuramente nel prossimo periodo ci saranno quindi le aziende che ne trarranno vantaggio, ma sicuramente anche altre aziende che potrebbero essere tagliate dal mercato da queste novità così tecnologiche. In conclusione voglio dire che è sì una cosa sensata investire in Amazon e Google, sempre a mio avviso, quindi aziende del comparto tech, oppure anche in Whole Food, azienda alimentare bio, o anche Walmart. Quindi tutte scelte logiche nel lungo termine. Ricordiamo però che Amazon è forse un po' troppo sopravvalutata, scusate, perché siamo a un PE intorno al 200-250. Concludo però, stavamo parlando di aziende short, di aziende su cui operare al ribasso, che sono a mio avviso quelle che probabilmente non riusciranno a rimanere al passo con i tempi, ovvero i grandi centri di distribuzione. A mio avviso questa potrebbe essere un'idea sensata nel lungo periodo. Possiamo fare un paragone con ad esempio Blockbuster, ma nessuno avrebbe pensato che avesse fatto una fine del genere. Bene, io ho avuto un attimo questa idea anche prendendo spunto da un articolo di giornale e quindi sono andato a selezionare diversi strumenti da shortare, come ad esempio Mark & Spencer Group, che è un gruppo che opera soprattutto in Gran Bretagna. Esattamente, si opera in Gran Bretagna, vediamo che da ormai... Riesci a darmi, scusami, il codice di Mark & Spencer, così magari lo metto in visualizzazione? Sì, allora è Marks & Spencer Group PLC, un attimo che guardo se ce l'ho su... Ah, forse l'ho trovato, eccolo qui. LON o due punti MKS. Sì. Dovrebbe essere. Quota ora 313,20, oggi siamo anche in un'apertura positiva con un più 1%, anche questo un PE abbastanza alto. Vediamo che comunque da metà maggio 2017 è sceso veramente molto, siamo intorno al 20%, però a mio avviso nel lungo termine potrebbe continuare a scendere, quindi che cosa ho fatto? Sono andato a studiarlo a livello tecnico e grafico e ho individuato alcuni punti che a mio avviso potrebbero essere interessanti, che sono quindi quelli di 324,50. Ma anche più in alto, se dovesse arrivare in area 335, sarebbe sicuramente un'occasione interessante per posizionarmi al ribasso. Quindi 324,50 e 335 come livelli di entry per tentare uno short. Esattamente. Come target non ho nessun target, sinceramente, col tempo poi andrò a gestire la posizione in base anche a come si muoverà il mercato. Ma poi non è detto, magari in un prossimo futuro anche queste aziende si rivoluzioneranno e continueranno magari e avranno un nuovo trend rialzista, però per ora direi che a livello ideologico resto ribassista. Uno stop loss si potrebbe mettere al di sopra dell'area di 350, però diciamo che essendo un investimento a mio avviso di lunghissimo termine, inizialmente lo stop loss non lo posiziono nemmeno. Ecco, tra l'altro permettimi di aggiungere qualcos'altro su Mark & Spencer, è una delle catene poi inglesi che vende maggiormente prodotti importati dagli altri paesi europei, molti prodotti italiani, francesi, quindi ha subito anche un calo in seguito alla Brexit, anche perché c'è stato un rialzo dei prezzi di questi prodotti che quindi ha provocato anche un calo dei fatturati di Mark & Spencer. Esatto, quindi abbiamo anche questo fattore sicuramente da tenere in considerazione e a mio avviso potrebbe anche per questo motivo continuare il ribasso. C'è anche un altro titolo inglese a mio avviso interessante, sempre della grande distribuzione, che è proprio Tesco, sì. Tesco PLC,
Anche qui sono andato a cercare dei livelli tecnici interessanti. Questo, diciamo che anche a livello fondamentale mi sembra più, l'ho trovato più interessante, anche se poi bisognerebbe andare ad analizzare i bilanci nel dettaglio. Un PE è veramente molto molto alto. Anche qui livelli interessanti per shortare, area 188 in primis, e successivamente trovo dei livelli un livello interessante, quello di 195. Stesso discorso di prima, inizialmente niente stop loss e niente target. Bene, quindi lasciarlo correre man mano, poi magari aumentare o diminuire le posizioni. Esattamente, esattamente. Poi ovviamente restare sempre informati per capire anche le strategie, se dovessero attuare delle nuove strategie o portare delle nuove novità al mercato, ecco. Qualche altro titolo? Sì, qualche altro titolo, sempre della grande distribuzione, ci sarebbe Carrefour, però diciamo che è il meno pezzo, tra virgolette, perché comunque continua a fare buoni ricavi. Buoni ricavi e anche buoni utili, niente di che a livello fondamentale. Qui ho trovato delle zone interessanti per shortare in area 20 e 31 e più in alto in area 21, 21 e 20. Più o meno sono questi livelli tecnici, però io cercherò di concentrarmi sui due precedenti, quindi Marks & Spencer e Tesco, Scusa, per dei possibili puoi ribassi. ripetere i livelli di entry? Sì, assolutamente. Allora, primo short potrebbe essere interessante quello di il punto di 20 e 34 per la precisione. 20 e 34. Esattamente, e poi più in alto a 21 e 20. Diciamo che il secondo livello è più interessante perché se andiamo ad analizzare un attimo i volumi, quindi facciamo un attimo un'analisi volumetrica molto veloce, troviamo all'interno di quella fascia un po' di tempo fa, insomma, dei volumi importanti. Quindi se il prezzo dovesse arrivare lì non sarà sicuramente facile da oltrepassare come punto e sarebbe a mio avviso un ottimo livello per shortare il titolo, ecco. Tra la lista dei titoli invece che mi avevi comunicato da shortare c'è Mediaset, non rientra in questo comparto, come mai l'hai scelto? No, Mediaset non rientra in questo comparto, ma semplicemente ho fatto un'analisi fondamentale e tecnica che mi ha portato a shortare questo titolo. Io sono già in posizione da 3,43. Ho fatto anche qui un'analisi tecnica e volumetrica e sono entrato abbastanza bene, adesso sto gestendo la posizione. Con questo però non vuol dire che non si può entrare. Già nella giornata di oggi sono stati ritestati i minimi. Scusa, ieri è stato rotto un supporto, oggi è stato ritestato in area 3,2. È vero che qui non è molto vantaggioso per area ribasso, magari un ritorno più in alto in area 3,3 sarebbe a mio avviso ideale per posizionarmi al ribasso. Qui invece però lo stop loss lo mettiamo. Qui sì, qui metto lo stop loss alla rottura, al rialzo del livello di 3,6. Una volta rotto quel livello al rialzo sul daily andrò a chiudere le mie posizioni, però dobbiamo a mio avviso restare in posizione almeno fino ai prossimi dati che verranno comunicati intorno al 26 settembre, se non sbaglio. Da lì potremo fare un'ulteriore analisi fondamentale per capire anche se questa azienda continua a perdere soldi oppure ha risolto la sua situazione che ora come ora non è delle migliori. Ecco, come target potrebbe andare a chiudere questo gap up a 2,70, 2,80? Sì, 2,75, quello è sicuramente uno dei target che a mio avviso sono molto interessanti. Qui metto sia stop loss che target. Il primo target è proprio questo, quindi 2,75, poi se dovesse continuare verso il basso andrei a chiudere interamente la mia posizione in area 2,2. Ovviamente poi in mezzo a questo vuoto, insomma, andrò a gestire la mia posizione, magari, come dicevi tu prima, portare a casa parte del profitto o incrementare le posizioni in base anche ai dati che verranno pubblicati a breve. Benissimo, grazie Riccardo di questa analisi. Grazie, grazie mille a te, Annalisa, grazie a tutti i telespettatori, è stato un piacere. Buona giornata. Buona giornata anche a voi.